quello che emerge dal mercato dell'arredamento, soprattutto perché legno è un'altra cosa, non ci siamo concentrati sull'arredamento, è che è necessario individuare una figura intermedia tra l'ICT manager e la produzione che si occupi proprio del processo di industrializzazione, perché è una competenza nuova e trasversale praticamente in tutto il settore arredamento, sia dalle medie e piccole aziende. Viene reperita mediamente dalle grandi aziende, ma a livello con un'esternalizzazione, per cui un allocamento di risorse di investimento verso queste figure professionali, quindi un digital quasi account, no, navigator, sarebbe assolutamente utile e indispensabile, perché è trasversalmente un bisogno aziendale. L'altra figura, la formazione andrebbe orientata verso proprio l'imprenditore. L'imprenditore emerge come un imprenditore ancora un po', siccome facevo prima questa cosa, allora è utile anche adesso. Invece anche qui, insomma, il mercato è completamente cambiato, le filiere sono cambiate, ci sono delle grandi, voglio dire, potenze, no? Economiche che determinano poi la filiera, e di conseguenza anche in qualche modo le aziende più piccole subiscono anche le competenze digitali in questo, no? Quindi è assolutamente indispensabile lavorare sulle soft skill dell'imprenditore mediante forse una formazione continua, perché forse non servono tanto figure nuove, ma un attimino produrre un cambiamento in quelle già esistenti con esperienza.